Cari cittadini, l'emergenza coronavirus ha costretto il governo a prendere misure importanti per la salute di tutti voi. Sono state infatti estese a tutta Italia le misure di contenimento che fino a ieri erano in vigore nelle cosiddette zone rosse. Questo per minimizzare il rischio del contagio. Oggi la parola d'ordine è, oggi più che mai, restare a casa. Dobbiamo proteggere noi stessi e ancor di più le categorie fragili, gli anziani, gli immunodepressi, i malati. I contagi e i decessi sono sfortunatamente in forte aumento e siamo tutti chiamati a cambiare le nostre abitudini in maniera drastica e a limitare fortemente gli spostamenti. Dobbiamo farlo subito, non c'è tempo da perdere. Vi esorto a mantenere scrupolosamente la distanza di un metro, a lavarvi spesso le mani e a ridurre al minimo indispensabile il contatto sociale. Sono consentiti, ripeto, solo spostamenti per lavoro, per necessità o per motivi di salute. Vanno evitati in modo assoluto gli assembramenti, se vogliamo davvero fermare questo terribile contagio. In tutta Italia l'attività di scuole di ogni ordine e grado e delle università è sospesa fino al 3 di aprile. Ripeto, restate a casa, riducete al minimo i contatti sociali, uscite di casa solo se dovete necessariamente recarvi al lavoro, se avete urgenti e conclamate necessità e se avete problemi di salute. Se avete la febbre, restate a casa. Se pensate di avere i sintomi del coronavirus, chiamate il vostro medico di fiducia. Non recatevi assolutamente nei pronto soccorso. Non intasateli. Sulla mia pagina Facebook, tra l'altro, troverete tutte le informazioni, il modulo di autocertificazione per gli spostamenti e tutte le risposte alle vostre domande più comuni, le frequently asked questions, che sono veramente tantissime. Da questa mattina abbiamo convocato il centro operativo comunale molto presto, che già dalle 6 era operativo e al lavoro per capire il da farsi, per interpretare il DPCM, per rispondere alle vostre domande e per produrre il materiale informativo con tutti i numeri utili e le indicazioni cui tutti quanti dobbiamo assolutamente attenerci. Confido nella forza e nei talenti del nostro popolo e del popolo grossetano, che ha sempre trovato la strada del successo proprio nei momenti più terribili ed è sempre stato unito quando c'è stato bisogno di fare fronte comune e dimostrare compattezza. Restiamo uniti, restiamo a casa, io resto a casa. Ora più che mai, cari amici, viva Grosseto!